Zeuni può parlare appunto di campo e di Hollywood. Prima Cannes, un po' più vicino. È lì che incominciò il successo di Emotional Paradiso, perché prima era, ecco, se devo raccontare un po' prima, diciamo, io ho seguito tutta la sofferenza di Franco da questo film. Il primo copione, la prima sceneggiatura l'abbiamo letta insieme, questo forse Peppuccio non lo sa, stavamo in Sicilia per un motivo familiare e l'abbiamo letta proprio lì la sceneggiatura. Ed era bellissima, bellissima. Poi appunto c'è stato lo sviluppo, è cominciato il film e io ho cominciato a vedere con lui tutti i giornalieri che veniva mandato tutto il girato dalla Sicilia. Devo dire, c'erano delle scene meravigliose, bellissime. Non mi scorderò mai quella scena di pomodori rosso, tutto rosso. Sono rimasta veramente colpita, ma questa era una delle scene. L'unica cosa, ecco, un po' si preoccupava Franco, perché comunque lo vedeva un po' lungo, che avrebbe chiamato Peppuccio e lo chiamava anche di notte. Insomma, lui ci ha lavorato moltissimo, insomma, è stato molto dietro Peppuccio, magari anche con qualche discussione, no? In più, insomma, è stato un film sofferto così. Io avevo visto che lui aveva fatto altri film, ma così non l'aveva mai sinceramente proprio seguito, sentito proprio fino alla fine. E poi, naturalmente, è chiaro, loro hanno già raccontato tutto, quindi io da grande sofferenza devo passare alla grande gioia, però, perché... Allora, vabbè, abbiamo visto a Cannes, dopo Cannes è successo, insomma, la storia è cambiata. Prima hanno già raccontato che i primi tempi a Roma, quando uscì, mi pare anche era in Sicilia pure, no? Non andò nessuno, insomma, è stata una trasformazione incredibile. E dopo Cannes Franco ha cominciato un po' a respirare, poi quando siamo andati agli Oscar, io ero già stata sinceramente agli Oscar per Amarcord, avevo appena conosciuto Franco e io mi trovavo lì e io chiesi a questo signore: ma mi può portare con lei a stare a vedere diciamo gli Oscar? Lui dice: venga, venga. Lui mi dava del lei. Abbiamo, insomma, lì io ero molto giovane, quindi ero molto appassionata, tutte le luci, tutti gli attori, e vedevo, insomma, giravo continuamente la testa dappertutto per, insomma, e poi però è arrivata alla fine. Tra l'altro lui aveva una nomination per la Combustion e poi è a Amarcord. E quando vinse Amarcord, lì l'ho baciato in bocca, ma è stata una cosa spontanea perché era talmente incredibile che forse in quel momento io poi lo incastrai per sempre. Bello questo, che si sapeva che era lì. Beh, è stata forse un destino, non lo so, insomma, neanche io me lo aspettavo, insomma, andò così. Allora, ok. Al secondo Oscar, invece, tra l'altro lui mi disse, lui continua a darmi del lei mi porta fortuna, insomma è diventato tu mi porti fortuna. E quando siamo arrivati poi invece a Emotional Paradiso, che senz'altro Peppuccio, anche lui, ma soprattutto lui, ha tante cose da raccontare.